Ciao, bentornati! Dopo il video, Hans Zimmer parla della colonna sonora di Superman vs. Batman. Aspettatemi lì. Il bastone bianco ci rende super visibili. E la cosa che dicono tutti è: ah, vi vedo sempre passare, vi vedo sempre. Ma come vi vedo sempre? C'è un po' inquietante questa cosa. Fanno quello che state facendo voi. Saresti più insensibile, ma cosa vuol dire? Vi presento tanti non vedenti che sono veramente dei scarponi, che hanno la sensibilità dei scarponi su delle uova. Bell'angolino qua. Tu hai mai chiesto a quelli che non ci hanno mai visto come vedono le persone? Io di sicuro le vedo che si muovono, me le immagino, nella mia testa faccio un film. Anch'io sono convinto di vedersi, però quando poi prendo contro un palo dico: cavolo, è vero, non si vedo. Ma anche qui non sarebbe male andare a Capo Horn, queste cose qua, cioè. Mica pizze fighi, eh? Caspita, non ci sono le barzellette. Per esempio, ci facevano sempre la domanda: ma siete tutti così? Il compositore Hans Zimmer, già presente nel cast artistico di tutte e tre le pellicole realizzate per il Batman di Nolan, ha parlato del sequel de L'Uomo d'Acciaio durante la premiere londinese di Rush. Zimmer ha rivelato che il suo lavoro non sarà affatto semplice. Per farlo nel modo migliore dovrà realizzare un nuovo Batman. Chissà cosa avrà voluto dire. Riguardo Ben Affleck, Zimmer ha elogiato questa scelta da parte della produzione dicendo che è un gran regista, intelligente e che non avrebbe accettato se avesse pensato di sbagliare. Man of Steel 2 sarà al cinema il 17 luglio del 2015. Nel cast vedremo Henry Cavill, Amy Adams, Ben Affleck, Lawrence Fishburne e Diane Lane. Il film sarà diretto da Zack Snyder. Per oggi è tutto. Potete anche seguirci su Twitter @filmisnow. Ciao, alla prossima!